Eccoci qui riuniti per parlare della papessa. Dunque, io mi ero ripromessa di arrivare a questo appuntamento senza il mal di schiena che mi sta attanagliando da una settimana, ma non ce l'ho fatta e quindi spero che connettendomi con l'energia della papessa la tensione si sciolga. Comunque, partiamo subito. Io ho acceso la luce questa volta che mi sta cuocendo, sto morendo di caldo, ma come sempre mi viene voglia di fare questi video quando il sole sta per tramontare, quindi quando il mio telefono non riesce più a riprendere un'immagine che sia vagamente accettabile. Comunque, proseguiamo lo stesso, non ci ferma niente e andiamo avanti con la papessa. Allora, la nostra papessa, eccola qui, la star del giorno è la numero 2, quindi all'interno del nostro schema dei tarocchi occupa la seconda casella della prima serie decimale. Questo ci consente di indagare, anche sinteticamente, i rapporti con le altre carte, i rapporti diretti con le altre carte. Poi chiaramente lei può avere rapporti, detta così, vabbè, con qualunque altra carta, anche se appunto è una carta molto casta, quindi non so che genere di rapporti potrebbe avere. Ma intanto possiamo riflettere sulla carta che la precede, ovvero il matto, carta che noi già conosciamo per il video precedente. Dunque, i due, scusate, non riesco a capire. Ok, i due guardano nella stessa direzione di là. Bisogna sempre riflettere sugli sguardi quando si fanno le carte. Guardano nella stessa direzione. E vi faccio notare solo un dettaglio, praticamente il tavolo del mago, vi ricordate il tavolo del mago? Nella sua carta ne possiamo vedere solo tre gambe, cioè la quarta gamba del tavolo del mago va sempre cercata nel tarocco successivo, cioè quando noi facciamo un tiraggio di carte, dobbiamo sempre chiederci dov'è quell'elemento. Qual è quell'elemento che all'interno della carta non compare, ma che struttura l'azione del mago? Perché è come se il tavolo fosse ciò che consente al progetto del mago e ai suoi ingredienti e talenti di essere sorretto. Quindi è un elemento importante che al mago serve e dobbiamo cercarlo nella carta che segue. Cioè la quarta gamba del tavolo, che è quella che dovrebbe trovarsi qui, non la vediamo nella carta, dobbiamo cercarla qui da qualche parte, qualsiasi sia la carta che esce, e non c'è bisogno che sia visibile, ecco, non deve essere per forza un elemento visibile. In generale è contenuto simbolicamente nel concetto della carta che compare qui. Però all'interno della struttura del tarocco, questa quarta gamba è presente anche visibilmente nella carta della papessa, eccola qua, questa stanga azzurra, perché le gambe del tavolo del mago sono stanghe azzurre, quindi proprio la troviamo visibilmente esplicita nella papessa. Questo perché il progetto del mago, per poter reggere la realtà in un certo senso, ha bisogno di passare attraverso lo stadio della papessa, quindi uno stadio di accumulo, in un certo senso anche di ritiro, di incubazione, di gestazione. Poi andremo a vedere nel dettaglio con la nostra gigantografia. In ogni caso, il loro rapporto è fondamentale, molto stretto. L'altra carta con cui ha un rapporto diretto, la nostra papessa, è l'imperatrice. Ho sbagliato. Ho lasciato giù. È l'imperatrice. Qui abbiamo la papessa e qui l'imperatrice. Le due guardano in direzioni diverse. Inoltre incarnano, cioè anche se le guardate, due soggetti femminili che sembrano molto diversi tra loro. Adesso io aspetterei di affrontare prima la papessa, che vedremo tra poco, e poi anche l'imperatrice, prima di approfondire questo rapporto. Intanto fermiamoci a queste considerazioni, cioè al fatto che sembrano molto diverse tra loro e guardano in due direzioni differenti. Poi l'altra carta con cui la papessa ha un rapporto, di nuovo ho preso l'imperatrice, ha un rapporto diretto. Se poniamo la seconda serie decimale in corrispondenza con la prima serie decimale, la papessa va a trovarsi sopra, esattamente sopra, al 12. E il 12
si trova sotto al 2, sotto alla papessa, quindi senza campane i miei video non possono essere convalidati praticamente. Ma forse è un segno della papessa. Allora, è come se la papessa che sta covando un uovo stesse covando anche l'uovo dell'appeso, perché lui è appeso e sembra un po' anche lui in uno stato di gestazione. Addirittura si può interpretare la corda qui appeso come un cordone ombelicale. Infatti, quando esce l'appeso, bisogna sempre chiederci che cosa taglierà quella corda, ma lo vedremo più avanti. Intanto direi che possiamo fermarci qui con le varie relazioni tra le carte e girare la lavagna per guardare bene la papessa. Eccoci con la nostra papessa ingigantita, un po' deforme, però ormai ci siamo arresi al fatto che questi schizzi veloci non possono essere così proporzionati e così fedeli. L'importante è che ci siano tutti i dettagli, o almeno che ci sia questo intento di riprodurre tutti i dettagli per poterne parlare, per poter fare delle considerazioni a proposito. Allora, la nostra papessa, come possiamo vedere, è pallida come un cencio. Questo perché si è in un certo senso isolata dal mondo. Infatti ci sono addirittura questi drappi, c'è cioè questo drappeggio che la avvolge. Inoltre è assolutamente imbacuccata nelle sue vesti ecclesiastiche. E quindi sì, è assolutamente pallida, non vede la luce del sole, ma nemmeno sente la propria carnalità, cioè il color carne che è presente in praticamente tutti i tarocchi umani, pseudo-umani, che sono color carne e che addirittura a volte hanno le vesti color carne come se fossero vestiti di se stessi, della propria carnalità, come per esempio nel tarocco del mago. In questo caso lei non indossa la sua carnalità. Infatti è una carta che ci parla di castità, di verginità, che può essere intesa in molti sensi, ma anche esplicitamente proprio come una freddezza e un distacco rispetto alla percezione sensoriale, quindi alla sensualità nel senso di vita dei sensi, dei cinque sensi. Lei è distaccata da questa carnalità, è avvolta in tutti questi drappi, però vi faccio notare subito che il suo volto così disincarnato, così bianco e pallido, è praticamente circondato da questi drappi color carne, quindi proprio la testa, il pensiero in realtà è incorniciato dalla carne. Quindi in un certo senso dal pensiero della carne, dall'enigma della nostra carne, del fatto di essere incarnati, e addirittura è sigillato da questo elemento color carne, che non so se si capisce bene della gigantografia, perché qua un po' si perde il finale, diciamo, ma ci ricorda proprio un membro maschile che direi più appartenente ad un cavallo che non ad un umano, comunque un organo sessuale maschile, eccolo qui, lo vedete anche nella carta, io l'ho fatto un po' strano nel disegno, comunque è come se fosse circondata, incorniciata da questo pensiero carnale, in realtà molto esplicito, cioè più esplicito di così, non ci sono altri riferimenti così espliciti all'interno dei tarocchi. Sì, c'era quella sottospecie di vagina tra le gambe del mago, ma questo a confronto direi che è molto più esplicito. Ed è proprio in questa carta così casta, che ci parla di questa papessa così disincarnata. Potremmo vederlo positivamente, nel senso che la nostra papessa, che cosa fa? Concentra tutta la sua energia sessuale, quindi che dovrebbe essere qui, e in corrispondenza della quale c'è un libro, che poi andremo a vedere che cosa può essere, e c'è questo sigillo con addirittura delle croci, quindi proprio no, qui è chiusa, è come se concentrasse tutta questa energia sessuale nella sua testa, nel suo pensiero, quindi nella sua capacità di
di accumulare un pensiero che sia da una parte suo, perché lei è isolata dal mondo, quindi un pensiero che non sia contaminato dal mondo, e dall'altra parte da un pensiero che sia comunque in comunicazione con il divino, perché lei è una papessa. Infatti il drappo che le circonda la testa, in contrapposizione alla carne, che invece incornicia il volto, è azzurro, cioè l'interno è azzurro. L'azzurro abbiamo visto che è il colore della spiritualità. E in questo caso io vi invito anche a riflettere sull'ombreggiatura e sulle varie righe e linee nere che danno questa idea di chiaroscuro all'interno del drappeggio, perché a me fanno pensare alla sua capacità, una volta isolata, di sviluppare dei pensieri quasi come se fossero la sua ragnatela. Quindi lei è indisturbata dalla sua testa, che energeticamente è connessa con l'energia sessuale, e quindi questo le dà una grandissima potenza, perché sublima l'energia sessuale creativa in questo sforzo mentale, mentale e spirituale, intessendo una ragnatela, che non subisce interruzioni ed è assolutamente, è priva in realtà di deviazioni, perché sono tutte dritte queste linee. Certo, io ho tentato di riprodurle fedelmente, però sapete, è difficile, appunto, è difficile andare sempre dritti, è difficile non far tremare la mano o non deviare la linea. Provate proprio a riprodurre la ragnatela della papessa. Se non avete voglia di riprodurre tutto il tarocco, di provare a riprodurre lo schizzo del tarocco, cosa che vi consiglio comunque sempre di fare per comprenderlo davvero e riflettere in modo originale e personale sulla carta, provate a riprodurre le ombreggiature dietro la sua testa, perché vi renderete conto di quanto non sia così semplice e scontato andare dritti e riempire tutti questi spazi senza deviare. Ed è un po' il potere della papessa, cioè nel suo isolamento lei è capace di partorire, cioè di partorire, no, lei non partorisce perché è proprio ancora in incubazione, ma di sviluppare pensieri che dall'alto lei riceve e che poi sviluppa in modo coerente all'interno di se stessa, all'interno della sua incubazione interiore, che poi si esprimerà anche esteriormente. Quindi questa energia, ripeto, sessuale, concentrata invece nella zona mentale, che però è anche spirituale, quindi non è soltanto ragionamento analitico fine a se stesso, assolutamente no, ma è anche ispirazione dall'alto, connessione con qualcosa che è più grande di noi, che è più grande anche del nostro pensiero. Ma se noi ci connettiamo con questo qualcosa, anche il nostro pensiero comincia ad avere una qualità diversa. Ed è proprio questa qualità che cerca la nostra papessa isolandosi dal mondo, perché il mondo la contaminerebbe. Invece una prospettiva negativa, diciamo, di questo isolamento, di questo pallore anche, se la carta, quando la estraiamo, incarna una persona, e quindi non un concetto, questo lo si capisce dalla domanda, da come vengono fuori i tarocchi, dall'intuizione che si ha. Se c'è l'intuizione che questa è proprio una persona vera e propria, la lettura potrebbe essere un po' più negativa, nel senso che in realtà si potrebbe trattare di un'eccessiva freddezza, di un distacco eccessivo e di un problema con la fisicità, con il fatto di sentirsi incarnati, in un certo senso anche con la dissociazione proprio, perché appunto lei è dissociata dal mondo. Poi, altra questione che si ricollega anche all'aspetto negativo è il fatto che lei indossa esteriormente, quindi lo strato più esterno è rosso, quindi apparentemente lei si configura come un'entità passionale e attiva. Tutto il contrario però di quello che c'è dentro, perché invece internamente vediamo il blu e il verde. Il verde abbiamo visto che per Jodorowsky è l'eternità, ma anche eternità anche nel senso di naturalezza, di eterno ritorno, di ciclo eternamente rinnovato.
Poi c'è di nuovo l'azzurro, quindi spiritualità, e il blu, che appunto è sempre legato in un certo senso alla spiritualità, alla comunicazione. Sicuramente non alla fisicità. Quindi questa passionalità è come se fosse solo apparente. Cioè questa passionalità apparente, questa azione apparente è l'azione che a lei, è l'energia che a lei serve per avere la forza di stare in questo, in questo stato, in questa condizione di accumulo. Però non è effettiva, cioè avvicinandosi a lei poi si potrebbe scoprire, questo in senso negativo, che dietro a un grande calore che potrebbe emanare si trova in realtà una persona molto fredda, molto distaccata, incapace di amare. Potrebbe essere appunto una persona incapace di essere dolce, dice Jodorowsky, o incapace di tenerezza. Una persona un po' intollerante, magari, troppo moralista, troppo legata ad una ricerca di purezza. Ma procediamo oltre con i significati e passiamo ad altri elementi. Per esempio, il libro. Ecco, il libro è color carne. Quindi, in senso più generale, è come se la papessa stesse leggendo un libro che potrebbe essere, che è un libro umano, che potrebbe essere la sua umanità, cioè in questa condizione di distacco, di accumulo, lei affronta la sua umanità, la legge e la interpreta e ha bisogno di questo distacco dal mondo per poterla interpretare, per poter davvero essere in contatto con la propria umanità, con la propria storia, anche in un certo senso, perché è proprio un libro. Ma anche in generale con l'umanità, quindi potrebbe essere una persona che riflette con il dovuto distacco indispensabile sulla condizione umana, in modo un po' più didascalico, ma non meno rilevante, perché poi quando in realtà si fanno le carte si fanno domande molto concrete, oppure anche se non si fanno domande concrete, la nostra vita è fatta di cose concrete. Quindi un elemento concreto è proprio il libro nel senso di libro, scrittura, sì, magari lettura, non so, una persona che decide che vuole diventare lettore professionista, lettore di manoscritti. In ogni caso, il libro nel senso di libro, editoria, scrittura sicuramente. Poi l'altro elemento fondamentale è l'uovo, eccolo qui. Incontreremo tante uova nella serie dei tarocchi. Il primo lo abbiamo già incontrato con la prima carta che abbiamo analizzato, quindi il matto, che nella mano che regge il bastone, con le dita, diciamo, nascoste dal bastone, regge un uovo, un pezzettino di uovo bianco. Abbiamo visto che quella potrebbe essere l'allusione del viaggio che deve compiere per arrivare a fecondare l'uovo del mondo. Quindi anche in questo caso questo uovo ci potrebbe parlare della realizzazione completa che avviene nell'ultimo arcano dei tarocchi che è il mondo e che in questo caso è covato, nel senso che in questo stadio si cova, ci si cova, si sta in incubazione. Per riuscire poi a realizzare quella completa gestazione che avverrà nel mondo. Quindi una carta di accumulo, di incubazione, comunque fondamentale per arrivare alla meta. Allora, io mi fermo qui perché appunto con la papessa credo che il discorso sia abbastanza esplicito, cioè una figura molto forte. Ad alcuni non è molto simpatica, perché effettivamente non è una carta molto frou-frou, però di solito quando esce è in ogni caso un buon auspicio, perché significa che si è nella condizione di intraprendere questa fase di accumulo, questa fase di delicata progettualità. In un certo senso conferma che il progetto latente è realizzabile, perché lo possiamo sempre vedere nel libro. Io di solito quando esce la papessa
penso sempre a un progetto a cui si sta lavorando e che vedrà comunque la luce perché lei lo sta covando. Quindi una carta molto positiva che a me piace molto quando esce. Non è tra le mie preferite come, diciamo, arcano di per sé, però lo trovo molto positivo, molto favorevole, sì, molto favorevole. Comunque spinge a concentrarsi. A concentrarsi sui propri progetti o su se stessi, su quello che si vuole diventare o che si vuole realizzare, cioè questo ovetto. E poi spinge a fare un passo indietro rispetto al mondo, a riflettere su ciò che può disturbare questa delicata fase di tessitura della tela, della nostra tela, che appunto come una tela di ragno è molto delicata, è molto fragile. Quindi è importante proteggerla in questa fase. È una fase in cui proteggere anche le idee appena nate, per esempio, è importantissimo. Meglio non parlarne con nessuno, lasciare che si sviluppino dentro di noi, cominciare a lavorarci, così anche se, il mondo dovesse poi interferire, noi avremo, già immesso così tanta energia che non farà nessuna differenza, perché per noi il progetto sarà già nato dentro di noi. Noi l'avremmo già covato abbastanza da sapere che dobbiamo solo attendere il momento giusto per vederlo nascere nel mondo, nonostante il mondo possa sembrare ostile. Quindi è una carta secondo me molto incoraggiante. Poi vi invito sempre a riflettere su qualsiasi dettaglio e vi invito a lavorare con la papessa, come sempre. Cioè ogni carta è anche uno strumento attivo con cui noi possiamo lavorare. Se sentiamo che la sua energia, che i concetti che sono racchiusi al suo interno possono fare per noi in questo momento della nostra vita. È una carta utilissima se si sa di dover affrontare un progetto che richiede davvero molta determinazione, che richiede in un certo senso, una grande fiducia e una grande autonomia rispetto al mondo, rispetto al riscontro, che sentiamo sempre di dover avere dal mondo, dagli altri. Ecco, no, la papessa non ne ha bisogno, perché è connessa direttamente con la fonte originaria, quindi anche noi, se dobbiamo fare qualcosa a cui davvero teniamo, dobbiamo essere connessi con quella fonte originaria e non aspettare che sia il mondo a consentirci di covare noi stessi, perché il mondo non ce lo consente mai, vuole tutto il contrario, ci ostacola in tutti i modi. Il mondo ostacola in tutti i modi l'incubazione di questo uovo, la scrittura di questo libro, quindi bisogna essere pronti a tagliarlo fuori, anche solo simbolicamente. Bene, ho davvero finito e ci vediamo con la prossima puntata che sarà dedicata a, appunto, una delle mie carte preferite, l'imperatrice, la tiro già fuori. Eccola qui, ci aspetterà nella prossima puntata. E in realtà mi piacerebbe celebrare questo piccolo traguardo di imperatrice con un video extra dedicato a possibili accessori per la cartomanzia, cioè un video dedicato un po' alla ritualità. Bene, vi saluto, vado come sempre e spero per l'ultima volta a spalmarmi il, come si chiama? Fastum Gel, Vivident Xylict, no, com'è che si chiama? Essa vengella, no? Forse quello per le gengive, non lo so. Vabbè, comunque quella cosa che si spalma per il mal di schiena. Arrivederci, finalmente ha fatto buio, non so mai come concludere. Addio.